Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questa 38esima puntata della serie North Brabant. Questa sera siamo solo io e Red, quindi stasera il prof ci ha abbandonato, Lele non c'è, una cosa e l'altra, insomma abbiamo detto vabbè dai, Red Strike, facciamo una puntata io e te. Quindi ciao Red, Ciao a tutti. meno male che ci sei tu che non mi abbandoni mai, perché sennò non so che cosa farei, vabbè che è tuo dovere che sei stipendiato, però Vabbè. vabbè. Comunque stasera ragazzi, visto che nella scorsa puntata non ce l'abbiamo fatta a provare la segheria, lo facciamo stasera. Quindi adesso andiamo a fare un attimino di legno, infatti come vedete abbiamo già il carrellone attaccato. Però prima di ciò volevo chiamare Gasso perché stasera volevo fare anche un paio di acquisti, volevo anche avere notizie del mio camion che fare un controllo, una piccola riparazione perché le sospensioni non andavano bene. Allora, ho già il cellulare in mano. Sta già suonando il telefono, a dire il vero. Chissà se... Pronto? Pronto? Oh, ciao Gas, sono Iron. Ciao Aaron, ciao ciao. Ormai praticamente sai già che sono io perché credo di essere quasi l'unico che Guarda, ti ho già messo la chiama. suoneria personalizzata sul telefono. Ah, quindi quando senti quella suoneria dici Boh, no, è ancora... ci sono dei guai in vista. È ancora questo, porca miseria. Ascolta, volevo qualche Dimmi. notizia, un paio di cose. Qualche notizia dello Scania, se alla fine Lo aveva Scania veramente... te l'ho messo a posto. Ma aveva qualche problemino? Aveva, sì, aveva le sospensioni un po' troppo morbide. Ah, erano ma regolate male, diciamo. Erano regolate male. Allora le ho dato una caricata alle molle Ok, non era e adesso dovrebbe andare niente di particolarmente serio. bene. No, no, Però... non è di grave. Ascolta un po', ce l'hai ancora la Scorpio in casa? Sì, certo che ce l'ho. Perché io quasi quasi, anzi senza quasi quasi, stasera la prendo. E Va poi bene. ti ricordi quel carrello con la quale mi avevi portato la Trebbio sostitutiva quella volta che si è rotta la case? Che Sì, mi sì. avevi detto che sarebbe stato in vendita prima o poi? Sì, pochi giorni fa hanno detto che era in vendita, quindi Ah, puoi comprarlo ok. benissimo. Ne ho uno, ho proprio il mio, quello che avevo io. Ah, ecco, allora, visto che hai... Quindi te lo posso vendere tranquillamente. Visto che hai il camion lì, io mi Sì. prenderei, già che vengo a prendere il camion, mi prenderei il carrellone, mi porto via anche la Scorpio, perché essendo un cingolato non è che puoi tanto andare su strada Va con... bene. Allora, guarda, io ho Ma visto... tipo, ma tu vai a fare legna adesso, giusto? Se ce l'hai già in pronta consegna, io andrei già a fare legna come arriva. Se no, te lo potevo portare io perché dovevo andare dalle parti del bosco. Ah sì, devi Se venire in vuoi te qua? lo posso. Sì, devo venire in là comunque io. Ah, Perché dopo devo andare a fare una commissione lì all'idole, devo passare di lì là. allora quasi quasi. E poi dopo mi vengono a prendere all'Idol, mi vengono a prendere. Ok, perfetto. Quindi se per te va bene te lo porto giù io. Sì, E te lo lascio lì, poi io me ne vado via tranquillo. ok, va benissimo. Allora io direi che ci troviamo direttamente al boschetto. Sì, Io ti ho va già bene. mandato il pagamento, quindi te lo dovresti Sì, è già venire. arrivato. Ok, Mi è già perfetto. arrivata il... Sì. Allora, ci vediamo al boschetto il tempo di arrivare, insomma. Sì, dammi 5 minuti, 5-10 minuti, io arrivo. Ok, allora a tra poco, grazie. Prego, prego, Ciao. a dopo, Ciao. Bon, quindi possiamo già partire, andiamo a... anzi no, non partiamo, andiamo a dare una lavatina a sto trattore che c'ha i fari talmente sporchi che se ci sì, ferma la stradale ci fa la multa. fa anche un po' schifo a vedere così. Eh sì, guarda, io quasi quasi salgo su con te. Dai. Boh, vadi pure. Così provo l'ebbrezza di essere lavato dentro il Massey Ferguson. Anche se in realtà non vedo l'animazione, che è veramente una roba che mi urta sta cosa, eh. Perché? Perché sarebbe bello che mentre uno lava, l'altro vede che sta lavando, no? Ecco, adesso stai lavando E non vedi e niente. non vedo niente. A me sembra che stai ammirando il trattore. Che è veramente molto bello come trattore, quindi è giusto che sia ammirato. Sei anche tu su? Sì, io sono su. Tu non mi vedi da fuori che sono su? Sì. Ecco. Ah, ecco. Sono seduto su quel che dovrebbe essere il sedile, ma un po' misero come sedile passeggero, però vabbè, piuttosto che stare in piedi dentro in cabina.
Posto. A posto. Adesso sono curioso di vedere se ti fa salire lo stesso alla guida oppure no. Sì. Va bene, allora dirigiamoci pure al Bene. bosco. Allora. Anzi, dobbiamo prima andare ad attaccare il carrello. Poi devo anche chiamare la Gas Beton perché volevo farmi installare un paio di capannoni in giro per la mappa per non tenere tutto qua in farm, perché così abbiamo i mezzi un Laga, po' laga. laga. Un po'. Comunque dicevo che così abbiamo i mezzi un po' più sparsi e non li abbiamo tutti quanti qua, non ci riportiamo avanti e indietro continuamente, forse è un po' più comodo. In base a dove siamo, poi li parcheggiamo. Allora, noi dovremmo già avere il carrello attaccato dietro. Ecco, addirittura sui copertoni. Beh, ogni tanto fa gli scattoni che va su a 200, 150, 200. Adesso vediamo se uscendo dalla farm diminuiscono un po' i ping, perché chissà se la concentrazione di veicoli influisce sulla linea, che magari. Boh. Oddio, adesso sono sempre a 100. Diciamo che a quest'ora avresti dovuto avere già, se era quello il problema, dovresti già essere a Forse è già posto. sceso. Adesso è sceso? È già 70. Però adesso è risalito. Bah, vai a capire. Eppure abbiamo la linea tutta disponibile, quindi non abbiamo Sì. problemi. Allora ragazzi, adesso appena arriva gas, iniziamo a fare un po' di legna, appunto taglieremo giù 3-4 alberi, niente di eccezionale. Ci ricarichiamo sul carrello che ci stiamo portando dietro adesso e iniziamo ad andare a caricare la segheria. E poi bisognerà anche portare un po' di paglia da usare come carburante. Boh, possiamo anche scendere, aspettiamo che arrivi gas. Anzi, forse è meglio che gli lasciamo la stradina libera perché magari si piazzerà sulla strada in piano per scaricare la Scorpio. Ok. Spegniamo tutto. Arrivati, siamo arrivati. Allora, io tirerei giù queste piantine qua. Beh, piantine per modo di dire, perché Piantone. sono dei piantoni. Però tirerei giù appunto 3-4 alberi o di qua o di là. E basta, perché tanto non c'è bisogno di una grossa. Non c'è bisogno di un grosso quantitativo di legna per buttare dentro la segheria. Poi insomma, ci faremo esperienza anche lì, vedremo quanta roba è necessario mettere. Chissà se Gas sta avendo dei problemi, perché mi sembra che non arrivi. Quindi io quasi quasi vabbè, facciamo così, ci vediamo dopo ragazzi, quando Gas è arrivato, così non facciamo 20 minuti di video solo per arrivare al bosco con la Scorpio. E poi niente, Red, praticamente ti stavo dicendo che ho portato lo Scania da gas perché aveva tutti questi problemi di sospensione. Praticamente in corsa ogni tanto vedevi che saltava come se avessi preso una buca, quindi è per quello che l'ho portato là. Sì. Non è che ha dei problemi particolari. Aspetta, vedo un braccetto là correre dietro la collinetta. Sì, sta arrivando. Vediamo un po' che acquisti abbiamo fatto. La Madonna. Guarda, guarda che macchina hai, aspetta, aspetta che ci avviciniamo. Buongiorno. Oh, buongiorno, oh, finalmente era ora di vedere un macchinario come si deve. Eh beh, mi sembra giusto. Eh sì. Adesso ho anche imparato a tirare giù le rampe, senza far disastri. Ma infatti mi ricordo che un po' di tempo fa c'era sto problema. Vai, vai, scarichi pure, prego. Ho Quindi solo allungato un attimo il braccio per evitare di agganciarmi con le piante, venendo giù. Immaginavo perché comunque sto. È bello alto. È bello alto, è È una bello corsa. ingombrante. Anche Nemmeno. qui sempre mi raccomando, sempre gasolio di buona qualità perché è sempre lo stesso discorso. Adesso qua devo imparare a usarlo perché. Allora. Non riesco a mettere la retromarcia.
È agganciato per caso? No, non lo so. Allora lo sterzo va. Gas. Ah, non vorrei che fosse ancora legato, mi hai tolto. Lei ancora. Gas. Ehi. Allora. Mi sa che è bloccato. La sì. Con la leva B, forse? Vai. Infatti adesso va. Questo nuovo sistema di blocco elettromagnetico, cioè che uno non se ne accorge mai, invece è bloccato. Ok, nuovo acquisto in sede. Perfetto, io lascio tutto qua allora. E Sì, lascia pure tutto lì, tanto poi sistemiamo noi, tanto qua è tutto privato, io quindi adesso no. però dovrei andare che mi stanno aspettando all'Idol. Ah, va bene, va bene. Quindi niente. Sì, ci aggiorniamo, ti faccio sapere Va se ho bene. problemi, ma mi sembra andare, quindi. Va bene, va bene. Ok, Arrivederci. alla prossima, Alla grazie. prossima. Ciao, Arrivederci. ciao. Ciao. Buon Red, abbiamo perso già abbastanza tempo, quindi se vuoi già prepararti un caricatore frontale. Altrimenti ti è anche comodo col carrellone, magari, perché. Infatti. E noi invece andiamo a tagliare qualche alberello. Tagliamo da qua, tagliamo da qua, dai. Allora, dobbiamo prima mettere in moto tutto, B, accendi, raccogli legna. E vediamo se ce la facciamo. Proviamo da dentro. Allora, facciamo Dico, vi metto la l'esperimento. visuale dalla forca, dalla pinza. Visuale dalla pinza, questa. No, ho paura di trovarmi maluccio. Sì. X. Per tagliare, sì, mi sembra. Però cambia lunghezza, partiamo subito con gli 8 metri. Ok, forse non sono abbastanza avanti. Oh, Quanto silato vuoi? è arrivato anche Mark, ce l'hai fatta finalmente. Guarda, ce l'abbiamo fatta. Era ora, Eh sì. Ma sai che sto albero qua deve avere una collision strana? Aspetta che provo con un altro. Che dovrei stare un'ora attaccato a un albero e poi scoprire che in realtà. Non lo taglia. Se la prova a prenderlo più in alto. Eccolo qua, infatti questo l'ha preso. Allora, portiamoci in zona di sicurezza. Ok, per il taglio è sempre la X, sono già impostato a 8 metri, perfetto. Beh, io aspetto che finisci di tagliare perché qua è una Sì, sì. laggata continua. Sì, aspetta che finisco. Diciamo che qua è solo questione di imparare a usarla. Una volta che ci si è preso un po' la mano, si dovrebbe risparmiare veramente tanto tempo questo macchinario qua. Allora, vediamo un po'. No. Eccolo qua. Bisogna tagliare tanto alto, bisogna tagliare. Tempo. Grazie. Tempo. Grazie. Prego, prego. Adesso io taglio giù un paio di alberi. Anzi, facciamo così per risparmiare tempo, ragazzi, nel video ci vediamo direttamente alla segheria già con i tronchi caricati. Allora, ragazzi, eccoci alla segheria. Adesso vediamo se funziona in multi perché io non l'ho mai testata in multi. Allora, la legna come la prende? Eccola qua. La prende da solo. Sì, la prende, basta praticamente che ti avvicini. Quindi faccio spazio a Red che scarica anche lui un tronchetto. Ma forse non conviene prima buttare la paglia. Ma Non lo so. oh, butta pure la paglia. Andiamo a buttare la paglia. Tanto ormai Red è lì, sta scaricando. Stai scaricando anche te. Quanto ce ne sta dentro? Una bella botta. Hai scaricato tutto? No, 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 11.000 litri. Ah boh, anche là.
il pieno c'è di paglia. Sì. La legna adesso piano piano noi ce la svuotiamo, ma qua la segheria è partita già, ottimo, quindi il multi funziona. D'altronde è di Mauro sta mod, quindi non c'è da stupirsi. Bello bello, Ok. quindi teoricamente qua dovremmo vedere il Sì, già. discorso in moto, Eccolo qua. eccolo qua. Ottimo. Eccoli. Ci ha anche cippato un po'. C'è già un po' di cippato anche. Sì. Ah, ma siamo anche a 15 per col tempo, ecco perché forse è partito in fretta. Rallentiamo perché sennò viene notte prima che finiamo la puntata. Poi andiamo a vedere qua il discorso. Aspetta che passa il tronco, sennò mi sega le gambe. Grazie. Allora, vediamo qua che cosa ci dice. Carburante 99, 19% di tronchi di legna, quindi non ci staranno neanche tutti dentro quelli. Porca miseria. Produzione non mi dice niente, cippato 149 litri e il pallet è al 4%. Vabbè, produzione segheria avviata, quindi siamo più che a posto. Allora adesso noi ragazzi ci scarichiamo tutta la legna e ci ritroviamo dopo che stasera puntata di erpicatura seminatura. Semina, non Semina. seminatura, semina, Oh, semina. bene. Allora ragazzi, abbiamo messo in funzione la segheria, abbiamo svuotato tutto, parcheggiato tutti i mezzi, quindi anche quella è in produzione e siamo a posto. Adesso, come già accennato prima, siamo partiti ad erpicare perché faremo un campo di patate e uno di barbabietole. Questo qua sarà il campo dedicato alle barbabietole, visto che è un po' più grandino e la ropa ha la barra un po' più grossa, mentre l'altro lo dedichiamo alle patate. Allora, qui siamo partiti ad erpicare in due, mentre Red è già là che fertilizza, come potete vedere, attraverso le foglie. Allora, aspettiamo che Mark si giri e così riparto anch'io. Dove vai? Mi devo mettere in posizione. Hai detto che riparti, che dove Rivado in ferie, ragazzi, vai? Ah! rivado al mare a prendere il sole. Anch'io, grazie. C'è chi me lo fa fare di stare qua a lavorare, non so. Ti devi pagare. Appunto, a lavorare con voi che pretendete di essere pagati. Non so che soddisfazione c'è. Solo Comunque, soddisfazione. dobbiamo prendere degli erpici più grossi perché ci mettiamo troppo tempo a erpicare Ma come? Ma con... come? Due passate, andata e ritorno, abbiamo fatto mezzo campo. Ma quindi adesso tocca a me a girarmi. Sì. Infatti Allora, vediamo io mi se... faccio da parte. Aspetta che vado indietro. Guarda che mi fa interrompere Ah, perché sennò prendo il fosso. la passata artistica. Allora, Faccio la sono... laggata e dentro sul fosso. Ma d'altronde quando non si hanno trattori seri... Certo. Guarda come si fa, tac. Non ho visto niente. Cosa hai attaccato? Sono venuto fuori. Bravo. Insomma, non sono come qualcun altro. Aiuto, 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 Sì, aiuto. ragazzi, Ah. perché prima Mark è finito nel fosso con l'erpice facendo una retromarcia e... Quel trattore lì è un trattore delle balle, non ce la fa ad uscire, quindi ho dovuto staccare il mio erpice e tirarlo fuori io, perché questo qua sì che è un trattore Xerion, no? Non quello lì. A baracca, no? Esatto, allora, solito discorso. Dai, dai. Scioepa. Scioppa. Vuol dire muori. In piemontese. Wow, wow, wow. Vai. Vabbè, Arrivo. finché io aspetto il boss, perché qua... Sì. Adesso mi incastro sull'albero, ecco, garantito. Speriamo. Ascolta, vuoi che ti fertilizzo già anche il 29? Sì. Guarda, guarda che casino, c'è per No, aspettare l'operaio. sì, te che fai casini qua, eh. No, no, qua sei te che fai casini. Ah, io. Sì, fertilizza anche il 29, che tanto dopo seminiamo anche quello. Che stavo qua a aspettare te a quest'ora. Sono già a metà campo, non so.
Comunque abbiamo lasciato qualche pezzettino in giro, quindi no. Nonostante la dimensione degli attrezzi, continuiamo lo stesso a lasciare pezzi in giro. È colpa tua, io non lascio mai niente. Certo. Allora, finché aspetto che torni indietro, io erpico un pezzo di asfalto. Sereno erpico. Sereno erpico, infatti sto erpicando molto serenamente. Recupero sto pezzetto qua, tiriamo su, va, così mi giro meglio, vado a recuperare quel pezzetto là. E di qua andiamo avanti a pezzetti. Dov'è che era il pezzo lasciato indietro? Eccolo lì. Ma quasi quasi io ti lascio finire quel La pezzettino finisco lì, io. sì, così io parto già a seminare. Quindi ragazzi, noi ci vediamo. Adesso praticamente seminiamo questo a barbabietola, abbiamo detto. Poi Barba. seminiamo il 29 a patate. E così questo è fatto. E poi cambieremo seminatrice e partiremo con colza e frumento, che sono le due colture vendute in offerta. Quindi ne approfitto così anche per usare il case di Red, No, giustamente. no, no, no. Sì, guarda, sono già su. Hai Scendi, scendi. distruggi, distruggi. voluto lasciare sulle chiavi, adesso sono giusti. Barbabietole. Boh, in barba a Red, che usiamo il suo case. Abbassa. Disfascio l'Oxerion, disfascio. No, spero che non stai dicendo su Serion, perché sennò. Boh, dai, adesso ragazzi, noi andiamo avanti sia a seminare che a insultarci. Ci vediamo dopo a semina terminata per quanto riguarda patate e barbabietole. Allora ragazzi, abbiamo seminato anche le barbabietole, stiamo terminando anche con le patate, siamo al buono. E abbiamo deciso di fare un'altra pazzia, visto che adesso dobbiamo seminare tutto il resto dei campi a frumento e colza. Vendiamo la seminatrice da 9 metri che abbiamo e ne compriamo un'altra da 15. Adesso Mark è già giù al 23 o 24, non ricordo, che 23. si sta preparando a iniziare la semina. Io lo raggiungo. Sì, metto frumento col 23, va bene. Beh, O sì, colza. come vuoi, l'importante è che facciamo Uno o possibilmente, l'altro. sì, uno o l'altro, ma tutti vicini, cioè colza tutta vicina, Sì, frumento sì, sì, tutto sì, sì. così. Allora, tanto facciamo 23-24 frumento, allora dai. Facciamo Ok, così. così andiamo meglio poi a trebbiare. Allora, adesso devo andare a portare in farm questa, andare a prendere l'altra, andare da gas che non c'è, ma non importa, tanto me l'ha già tirata fuori la seminatrice. Ci siamo sentiti via email. Allora, vediamo se riesco a tagliare senza fare tutto il giro. Tagliare, 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 tagliare. Qui tagliamo strade, tagliamo alberi, tagliamo tutto. tagliare. Dov'è la Tutto, stradina? tutto. Eccola qua, porca miseria. Vabbè, Tagliamo teste. ho portato A via un te. pezzo di siepe, non importa. Vai, vai. Questa puntata qua, ragazzi, voi non avete idea di che casino sta succedendo, perché facciamo così, facciamo cosà, allora cosa faccio io, cosa fai tu? Stiamo diventando matti. Però abbiamo Anche per altri motivi. anche per altri motivi. Mezzi grandi, connessioni che Fanno schifo. fanno schifo. Però prima ne parlavamo anche prima, dietro le quinte, c'è veramente molte partite aperte, quindi è chiaro che se abbiamo 50 partite aperte sullo stesso server, inevitabilmente facciamo fatica a registrare. Ah, forza. E quindi quando vedete che noi registriamo, voi non giocate. Esatto. Ah. Voi praticamente quando volete, ah, qua non ci sta, è vero. Quando volete giocare in multi, aprite il server international, guardate se c'è Iron Farmer, no, 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 non registro perché non gioco, perché sennò è la partita di Iron,
E Iron ha promesso a qualcuno che non registrerà, ha promesso Niente. 20 euro a testa, quindi Ah, sì. ha promesso dei soldi. Fidatevi che l'ho detto, eh. Però, visto che non so bene dove parcheggiarla, perché sotto le tettoie non ci sta, la lascio lì. E per adesso mi aggancio questa, così la andiamo a vendere. Anzi, io direi di fare un'altra robina bella. Ci vediamo direttamente da gas. Anche perché non riesco ad agganciare la seminatrice. Ci vediamo da gas, ragazzi. Allora, ragazzi, siamo arrivati qua con la seminatrice, finalmente ce l'abbiamo fatta. Quindi andiamo a vendere questa per 54.000 euro. Voilà. E compriamo quella da 15 metri, no, cosa sto facendo? Seminatrici che devo anche ricaricare in parte di semi sicuramente. Ok, anche perché questa c'ha un piccolissimo bug che all'acquisto ha già mezzo serbatoio pieno. O forse offre la casa e ci dà già un po' di... Vediamo. Offergas. Sì, ha già 5.000 litri dentro. Va bene. Allora adesso andiamo a ricaricare, facciamo il pieno. Visto che qua dai pig c'è anche la possibilità di caricare semi, siamo vicini. E poi se riesco ad arrivare indenne al campo 23-24, abbiamo dimenticato qua l'erpice, ecco, vabbè, poi verremo a prendere anche questo. Poi intanto vediamo barbabietole e patate pronte già seminate, quindi qua ci sarà da divertirsi nuovamente con la roba, per la gioia di Red e Mark. Allora, ricarica. Cos'è che hai iniziato a seminare? Frumento. Frumento, quindi siamo già a posto. È tanto uguale. Sì, è uguale. È che ho già il seme giusto selezionato. Allora, partiamo di qua, quindi tagliamo, tagliare, 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 tagliamo per campi. No, dai. Si Sa che? è piantato. Vediamo se riesco a passare qua nel filone di alberi senza incasinarmi troppo. Tum tum Esa tum. esatto, Clipper. se vedete che salto di colpo non è un lag, ma Albero. ho preso la collisione di un albero. Poi bisogna anche aggiungere le ruote doppie, quindi cosa mai vista aggiungere Gemellate, gemellate. gemellate. Non si è mai visto montare le gomme gemellate in corsa, invece adesso l'avete visto. Ah, aspetta, sono già arrivato, ero convinto di essere più lontano. Tecnicamente si dice gemellatura degli pneumatici. Oh, signor. Eccolo qua che ritorna al prof. Beh, ragazzi, dopo un periodo di assenza bisogna ritornare. Ah, Non ma si si possono stava mai... bene, Non si possono perdere le vecchie abitudini. No, mi dispiace. Mi dispiace per Allora, voi. bassa, accendi. Purtroppo ci metteremo molto a seminare questo campo, ragazzi, perché quando si hanno seminatrici così piccole... Eh sì, come quella dell'americana. Esatto. Sì, che in realtà questa puntata qua uscirà quando probabilmente sarà già uscita la decima dell'americano, però... Può darsi. Può darsi. Ecco, Oh, qua c'è il fatidico albero della morte che già l'altra volta... Tagliare. Ma È da castigare. stavolta non mi frega più. Stavolta non mi frega più, anche se resta lì un triangolino, non importa. Intanto devo tornare indietro, io posso seminare. Ma quindi l'ultima passata è onore tuo, io passo al 24 che ormai Red sarà anche a buon punto. Ah, Fertilizzante. mi mancherà 3-2 passate, 3. Manovra tattica qua per riuscire a passare. Aspetta.
più che manovra tattica, mi sa che stiamo per combinare un altro casino. Aspetta. Niente, ho. E vinco io, anche, e vinco io col maso. Anche se gli dico aspetta, non si ferma mica sto casinaro. Madonna santa, che razza di elemento. Allora, spostiamoci al campo 24. Facciamo sempre il frumento. E poi ci faremo, ragazzi, una gran bella semina dietro le quinte. Ma poi ti ho seminato qua. No. Ci faremo una gran bella semina dietro le quinte, perché abbiamo una montagna di campi da fare. E se ve li faccio vedere tutti in registrazione, già io faccio puntata da 40 minuti, se ve le faccio vedere tutte la facciamo da 3 ore e un quarto la puntata. da mezza giornata. Esatto, cioè, piuttosto di andare a scuola alle 8 vi alzate, fate colazione, alle 8 e mezza iniziate la puntata e all'una, quando è finita, fate pranzo. Poi beh, facciamo alle 10 e mezza pausa caffè. Esatto, una piccola pausa caffè giusto per riposare gli occhi, si farà parte di pausa e via. La briochina. Ok, qua sarà un casino seminare, perché non si vede niente da dove si è passato e dove no. No? Vero. Eh no, quindi adesso vado praticamente a caso. Hai occhio. Andiamo a occhio. Domanda, per il fertilizzante dov'è che si potrebbe ricaricare? Biogas? O vai... no, biogas no, o dai pig o in farm. Mamma mia, che laggante. Sono entrambe lontane, ecco, guarda. Porca miseria. No, che casino. Grazie. Dobbiamo imparare a erpicare i campi, perché se no non vedi dove vai. Infatti ho saltato un pezzo, ho tirato giù un casino della Madonna per andare a recuperare. Adesso qua sicuro che mi incastro. Sì, Tagliare. Comunque, a proposito di tagliare, sembra che la forestale ci abbia dato l'ok per togliere almeno gli alberi che ci danno fastidio, non tutti. Oh. Serio? Sì. Bene. Quindi pensavo di prendere un'altra cipatrice più avanti, che quella che abbiamo non è adatta, ne esiste una che si chiama The Beast, e c'ha quattro grossi rulli sopra, cioè dovremmo riuscire a buttarli dentro quasi interi e a cipparli. Quindi poi magari... Cipare. Magari vediamo di organizzare un incontro con qualche grosso rivenditore, vediamo se Gas ci viene incontro. Facciamo una prova, se ce la fanno provare, e se funziona ci togliamo di mezzo tutti sti alberi che danno fastidio. E qua credo di farvi anche un bel regalo, insomma. Visto che consente la forestale, noi lo facciamo. Bravo. Boh ragazzi, a sto punto, magari adesso vi faccio vedere come siamo messi a semina. Stacchiamo un attimo il video, che un attimo vorrà dire 2 ore per noi. Seminiamo tutto e poi ci troviamo per i saluti di fine puntata e vi facciamo vedere tutto quello che è stato seminato. Intanto ve lo faccio vedere adesso alla veloce come siamo messi, eccolo qua. 23 seminato, 24 lo stiamo seminando, 29 e 30 abbiamo fatto di patate e barbabietole, e adesso noi andiamo avanti dietro le quinte, seminiamo tutti gli altri campi, quindi vuol dire 31, 33, 34, 35, 36, tutti questi qua. Quindi come vedete ne abbiamo una montagna da fare anche al 28. Quindi fateci gli auguri ragazzi, noi ci vediamo dopo stremati dalla semina. Bene ragazzi, dopo un paio di orette passate a fertilizzare e seminare, siamo finalmente giunti quasi alla fine della semina, siamo all'ultimo campo. E questo è il campo 39, che è la prima volta che lo andiamo a seminare, anche perché è il campo più grande che esiste nella mappa. Come vedete ormai, visto che è tutto fertilizzato, mi sono fatto dare una mano anche dal prof con le seminatrici, infatti adesso ci incroceremo andando su e giù per il campo. Una piccola cosa, visto che questa puntata è andata veramente per le lunghe per quanto riguarda la registrazione, perché sono circa 4 ore di gioco più o meno, quindi insomma
ci abbiamo dato dentro e lavoro ne abbiamo fatto. Di lavoro ne abbiamo fatto, poi ve lo farò vedere dal PDA. Purtroppo Red Strike è uscito perché giustamente stiamo veramente tirando per le lunghe. Vediamo qua cosa combiniamo. Resta proprio lo striscettino in mezzo, resta. E vabbè, farai l'ultima passata tornando indietro. Sì, anche sì, sì, tanto devo farla comunque. Ok. Quindi magari nel frattempo, ecco così, vieni pure fino in fondo perché io non riesco proprio a prenderla tutta. Sì, 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 sì. Sono rimaste proprio due cacatine, proprio per dire. Ah, vabbè. Ecco qua. Allora, spegniamo, chiudiamo tutto. E andiamo un attimo sul PDA, guardate ragazzi che bello. Praticamente quasi tutta la mappa seminata, perché già di default abbiamo quasi tutti i campi. Tutti i campi che vedete seminati sono quelli che erano già di proprietà fin dall'inizio della carriera. E che sono circa, io direi, un buon 60% dei campi, se non anche 65%. Anche io, sì. Sono veramente tanti. Abbiamo seminato praticamente, qua è la cosa migliore, quello di farvelo vedere, questo qua che vedete giallo è frumento, tutti gli altri sono praticamente a colza tranne il 16 che è avena, l'11 che è segale e poi abbiamo il 29 e 30 patate e barbabieto. Il resto è tutta colza e frumento. È tutto frumento. Quindi avremo colza e frumento a manetta. E anche paglia da fare a manetta. Paglia che abbiamo già intenzione di fare silato con la paglia, quindi prenderemo il pick up alla trincia e andremo giù di paglia. Allora vi porto ovviamente i saluti di Red che è uscito e mi ha chiesto se gentilmente salutavo tutti voi e io vi riporto i suoi saluti. Ringrazio Mark per l'aiuto che mi ha dato. Di nulla, vai tranquillo, alla prossima. E noi ragazzi ci vediamo nella 39ª puntata. Ciao ciao! Ciao ciao!